essere costruttori del bene comune e artefici di un nuovo umanesimo del lavoro, producendo ricchezza e migliorando il mondo per tutti. Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando in aula Paolo VI 6.000 membri della Confederazione Italiana degli Industriali, chiedendo loro di far crescere un'economia di tutti e per tutti, che non sia insensibile allo sguardo dei bisognosi. La vostra via maestra sia sempre la giustizia, che rifiuta le scorciatoie delle raccomandazioni e dei favoritismi e le deviazioni pericolose della disonestà e dei facili compromessi. La legge suprema sia in tutto un'attenzione alla dignità dell'altro, valore assoluto e indisponibile. Sia questo orizzonte di altruismo a contraddistinguere il vostro impegno. Esso vi porterà a rifiutare categoricamente che la dignità della persona venga calpestata in nome di esigenze produttive che mascherano miopie individualistici, tristi egoismi e sete di guadagno. Il mercato non sia un assoluto, ha chiesto ancora il Papa agli imprenditori italiani, ma onori le esigenze della giustizia e della dignità della persona. Ed ha lodato il progetto etico Fare Insieme, auspicando che permetta di investire in iniziative che coinvolgano le famiglie e le categorie più deboli, anziani ancora attivi e giovani in cerca di lavoro, mettendo sempre al centro dell'impresa la persona, l'uomo.